Abbiamo visto l'altra volta le operazioni con i monomi, somma, differenza, moltiplicazione, divisione e potenza. Ok? Oggi vediamo il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo tra monomi. Cominciamo con un esempio. Inseriamo questi tre monomi, 2ab, 4ab alla seconda e meno 6a alla seconda, b alla seconda. Dobbiamo trovare il massimo comune divisore tra questi tre monomi. E si fa esattamente come abbiamo visto fare con i numeri. Il massimo comune divisore dei tre monomi è un monomio che ha come massimo comune divisore il massimo comune divisore tra le parti numeriche 2, 4 e meno 6. Se uno o più monomi hanno il segno negativo o positivo, il segno potete sceglierlo o più o meno, è uguale. Quando il massimo comune divisore ci sarà utile, sarà la situazione a dire se è più opportuno scegliere il segno più o il segno meno. Entrambi vanno bene. Ok? Quindi in questo caso il massimo comune divisore si trova scegliendo i fattori comuni, solo quelli comuni, con l'esponente più basso. 2 è un numero primo, 4 è come se fosse 2 alla seconda e 6 è meno 3 per 2. Quindi il fattore comune che c'è dappertutto con l'esponente più basso è il 2. La stessa cosa si fa per le lettere, per la parte letterale. I fattori, quindi le lettere comuni, quelle che sono in tutti i monomi, con l'esponente più basso. A c'è nel primo, nel secondo e nel terzo. Quindi l'MCD conterà sicuramente il fattore A. L'esponente più basso con cui appare è 1, quindi A. B c'è nel primo, nel secondo e nel terzo. L'esponente più piccolo con cui appare è B, quindi è 2AB. Questo è il massimo comune divisore di quei tre monomi. La regola non cambia di una virgola, che ci siano monomi o le numeri, è uguale. Ok? Minimo comune multiplo. Stessa regola. I fattori comuni e i non comuni con l'esponente più alto. Quindi qui c'è 2 alla seconda, A alla seconda, B alla seconda. Per gli amici, 12 alla seconda, B alla seconda. Fine della storia. Ok? Facciamo un altro esempio. Proviamo questo. Vediamo questi tre monomi. Un quarto A meno 3 quinti A alla seconda, un sesto a B. Quindi il segno è uguale se è negativo. Entrambi i segni vanno bene. Poi ripeto, sarà la situazione che ci dirà se scegliere più o meno. Qui cosa cambia rispetto a prima? Niente, tutto, quasi, qualcosa. Abbiamo delle frazioni. Ci sono delle frazioni. E questo cosa comporta?
quando si lavorava solo con i numeri, ha senso andare a calcolare i minimi con un multiplo di frazioni? No, per evitare dei numeri razionali ogni numero è, se vuoi, multiplo di un altro. Quindi se è presente anche una sola frazione dei coefficienti numerici, cioè anche se un solo monomio ha una frazione, la parte numerica viene ignorata, coefficiente si ignora, si lascia 1. Ok? Mi occupo solo delle lettere. Anche se, ripeto, uno solo dei tre monomi ha un coefficiente frazionario, cioè che non è un intero. Quindi mi occupo solo delle lettere. Qui la lettera che sta dappertutto, l'esponente più basso è la A. Quindi l'indice D è A. Le MCM invece sono le lettere comuni e non comuni con l'esponente più alto, quindi l'MCM è al secondo B. Fine dell'esercizio. Ok. Proviamo allora questo. L'MCD, fattori comuni con l'esponente più bassa, c'è il 2 sicuramente, il 3 c'è, no, il 3 non è né nel primo né nell'ultimo, solo nel secondo. Poi le lettere? X è come la potenza? X, alla prima potenza. Y c'è nel primo, nel secondo, ma non nel terzo, quindi Y non c'è. 2X, Z. E Z c'è nel primo, nel secondo e nel terzo, quindi c'è 2X, Z. MCL, fattori comuni e non comuni. Qui c'è 2 alla terza e qui c'è il 3. Quindi 6. Prego. No, 6 è, lo posso pensare come 2 per 3, ma 8 è 2 alla terza, quindi c'è il fattore 2, ma l'esponente non è 1 bensì 3, l'esponente più alto è questo. Poi c'è il fattore 3, attenzione a non confondere il 3 fattore e il 3 esponente. Poi c'è x alla terza, y alla terza e z. Tutto qui. Qui posso scrivere 3 per 8, 24, insomma, posso lasciare anche così, non cambia. Ok?
4 alla quarta, 10 alla decima, 12 alla dodicesima. MCD. Due, certo. Il 4 no, perché qua dentro il 4 non c'è, 10 non è multiplo di 4. Per? Alla quarta. MCN. Allora, 4 e 2 alla seconda. Quindi 2 per 5. Quindi 2 alla seconda per 3. Quindi avrò 2 alla seconda per 5 per 3. Per un 5. Per alla dodicesima. Ok. Cioè? Per alla dodicesima. Poi alla? Dodicesima. 4. Per 5, 20, per 3, 60. 60, paio di esercizi li faccio io alla lavagna sulle espressioni con i monomi, torniamo al precedente, e poi venite voi a fare esercizi alla lavagna. Ok? Pronti? Via. Semplifichiamo questa espressione. Parentesi tonda. XY meno 2 terzi XY chiusa per Y alla terza meno X per parentesi meno Y alla seconda chiuso alla terza diviso qua tonda meno 1 terzo Y chiuso alla seconda più 2 terzi x, y alla quarta. Ditemi se riuscite a leggere bene. Qui che operazione abbiamo? C'è una differenza tra due monomi. C'è un rapporto tra due potenze. È una somma. Ok? Prego? XY è come se fosse più 1 per... Certo, il quoziente numerico in questo caso è 1, se non lo metto vuol dire che è 1. La prima cosa sommiamo su due monomi dentro la parentesi. Ok? Sono monomi simili, quindi si possono sommare. Il risultato è un monomio che ha la stessa parte letterale XY che scrivo una volta a destra della frazione. Ecco, la parte numerica sarà la somma tra 1 e meno 2 terzi. Il minimo comune multiplo dei denominatori è 3, mi ripeto come se ci fosse 1. 3 diviso 1 fa 3 per 1, 3. Meno 3 diviso 3 è 1 per 2, 2. Ok? Poi per Y alla terza, questo lo faremo dopo, meno x, qui ho una divisione tra due potenze,
Posso applicare qualche regola delle potenze? C'è chi dice no, c'è chi dice sì. Chi offre di più? Sì, no, non so. Chi vota per il sì? No, che non posso. Perché le basi sono diverse e gli esponenti anche. Non c'è nessuna regola che mi aiuti. Per semplificare le potenze, voglio dire, devo fare la potenza e poi la divisione, seguendo la gerarchia delle operazioni. Quindi prima cosa facciamo il cubo di meno y alla seconda, che vi dà? Meno y alla sesta. Prego? Meno y alla sesta. Meno y alla sesta. 3 per 2, 6. Il meno rimane perché l'esponente è dispari. Diviso. Meno un terzo y alla seconda. Il segno diventa più perché l'esponente è pari. Un nono y al quadrato. Poi ho più il resto. Ok? Ditemi se posso girare pagina. Qualche domanda? Allora abbiamo 3 meno 2 che fa 1, quindi un terzo. 3 meno 2 è 1, quindi un terzo. XY per y alla terza fa x alla quarta. XY alla quarta. Poi avevamo meno x, adesso facciamo il rapporto di queste due parentesi. Meno x, qui avevamo meno diviso più che fa meno. Lasciamo le parentesi che è più semplice. 1 diviso un nono. Poi boh. 9. 1 diviso un nono è come dire 1 per l'inverso di un nono che è 9. Quindi viene meno 9. Y alla sesta diviso y alla seconda. Qui sì che devo usare il potere di potenza. Y alla quarta. Y alla 6 meno 2 fa 4. Di 9 y alla quarta. Poi più 2 terzi xy alla quarta. Ok? Ci siamo? Bene. Questo lo copiamo un po'. Un quadro. Vediamo che non ci sia rotta. Sulla lavagna. A questo punto, dopo venite voi la lavagna, ci fermiamo qua. Viene un terzo xy alla quarta, meno e meno fa più 9xy alla quarta e due terzi xy alla quarta. Sono tre monomi simili perché hanno tutti la stessa parte letterale. XY alla quarta, XY alla quarta e XY alla quarta. Ok? Se guardate il primo e l'ultimo, un terzo più due terzi fa tre terzi. Cioè 1. 1 più 9, totale 10XY alla quarta. Ok?